Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Quante volte abbiamo sentito questo brano di Vangelo che ci presenta il quadretto di queste due sorelle, di questa famiglia dove ci sono questi due atteggiamenti di vivere e di accogliere Gesù. C'è chi si siede ai suoi piedi per ascoltare la sua parola, ecco Maria, e c'è chi invece si dà da fare perché Gesù possa sentirsi a casa in quell'ambiente lì. Ma ad un certo punto succede che Marta si stizzisce un pochino perché si sente lasciata da sola a preparare e dice a Gesù quello che deve fare: di a mia sorella che mi dia una mano. E Gesù in realtà dà un insegnamento grande a quelle due sorelle e anche a noi oggi. Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per molte cose. E già qui potremmo chiederci: ma noi dalla mattina alla sera di che cosa ci preoccupiamo? Per che cosa investiamo il nostro tempo, le nostre attenzioni, il nostro cuore, la nostra mente? E Gesù dice: tu ti affanni per molte cose. È un po' come sentirci stiracchiati da una parte e dall'altra, e per certi versi anche la nostra condizione, tutti che ci chiedono qualcosa, tutti che pretendono da noi qualcosa. Ecco, Gesù dice che Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. C'è un ascoltare Gesù che dà senso a tutto il resto. Ecco la parte migliore. C'è un accogliere Lui che dà senso a tutto il resto, a tutto il fare, a tutto l'agire. Poi però sarebbe bello vedere come queste due figure alla fine del Vangelo di Luca ritroveranno ancora una volta Gesù prima della sua passione e risurrezione. Quando morirà il fratello Lazzaro, e in quella situazione così strana, così difficile, Marta, a differenza di Maria, arriverà a fare la più alta professione di fede. Allora, questo Vangelo non vuole squalificare uno stile di vita rispetto ad un altro, ma vuole invitarci a fare ordine nella vita, a dare le priorità giuste perché tutto possa andare al posto giusto. Allora oggi accogliamo questa parola che ci viene data, ogni giorno accogliamo questa parola che ci viene data. Sarà questa parola ad illuminare ogni nostro dire e ogni nostro fare, perché tutta la nostra vita possa essere sempre una parte migliore, tutto il nostro vivere possa avere il profumo della pienezza.